Ciao amici e benvenuti o bentornati sul canale. In questo video vi farò vedere il sistema peel off, che è uno smalto semipermanente che si toglie, come vedete, come una pellicola. Il sistema peel off è un sistema molto adatto al DIY, cioè chi si fa le unghie da sola, perché permette una rimozione facile e veloce. Proprio per questo in questo video non userò nessuno strumento professionale come la mia adorata fresa, ottenendo un risultato pulito e bello e soprattutto duraturo. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere tutte le novità. Qui vedete il lavoro che avevo fatto in precedenza con questi bellissimi stamping, però dopo 4 settimane è arrivato il momento di smontare tutto il lavoro. E soprattutto quando lavoriamo con il sistema peel off è importantissimo lavorare con l'unghia naturale, quindi io adesso andrò a smontare tutto il prodotto e tutto il costruttore al 100%. Quindi se avete un gel o semipermanente sulle unghie dovete fare bene attenzione a rimuoverlo con la fresa o con la lima. Se invece avete le unghie naturali siete a posto e basta solo che prepariate l'unghia con un buffer. La punta che sto usando per la rimozione è di Alias Cosmetics, è una punta a fascia fine per la rimozione del semipermanente, ma io la uso anche per smontare il gel e vi lascerò tutti i riferimenti giù nell'info box. Nell'introduzione vi ho detto che non userò la fresa, però ho detto una mezza bugia, infatti l'ho usata per la rimozione, però questo sarà l'unico momento in cui la userò. Per lavorare le cuticole e fare la manicure userò solo strumenti in acciaio della manicure classica. Qui sto lavorando il bordo libero e sto dando una bella forma ovale, che secondo me è la forma più portabile e semplice da realizzare, e sto rimuovendo l'eccesso di prodotto sulla superficie dell'unghia in modo che non ci sia nessun prodotto. E perché è importante non lasciare il prodotto? Perché altrimenti la base peel off si attaccherà a questo prodotto che avete lasciato e quando cercherete di rimuoverla o non ce la farete oppure staccherete parte della lamina dell'unghia della cliente. Quindi per questo motivo è importantissimo levare il prodotto. Però se avete già la vostra unghia naturale, come vi ho detto, non avete questo problema. Nel video precedente mi avete fatto tante domande riguardo al mio aspiratore. Questo qui è lo Shimax d'appoggio e io preferisco questo d'appoggio piuttosto quello da incasso, perché mi permette di lavorare un po' più elevata rispetto al piano di lavoro e quindi sto più dritta con la schiena. Ecco qui il risultato dopo la rimozione, sto spazzolando bene le unghie dalla tutta la polvere, e una cosa importante riguardo il sistema peel off è che le vostre unghie di partenza devono essere sane, non devono essere troppo deboli o flessibili, altrimenti si danneggeranno ancora di più. Adesso passiamo alla manicure e uso il Cutifix per ammorbidire le cuticole. Basterà applicarlo nel giro cuticole e aspettare un paio di minuti affinché il prodotto agisca. Dopo all'incirca 2 minuti vado a rimuovere il Cutifix con il Purify, che è un liquido detergente per pulire la lamina dell'unghia e per sgrassarla. Con il sistema peel off dovremo usare solo questo liquido, cioè non dovrete applicare né il prep e tantomeno primer. Infatti vogliamo che l'unghia preservi i suoi oli naturali e non sia troppo deidratata. Adesso vado a spingere indietro le cuticole e a rimuovere l'opterigio, cioè tutte quelle cuticole che sono attaccate alla superficie dell'unghia con questo raschietto, e lo faccio molto delicatamente, non faccio pressione contro la superficie dell'unghia, ma cerco di essere abbastanza delicata e di raschiare la superficie molto delicatamente. Questo passaggio è molto importante perché, come vi ho già detto, non userò le punte fresa e quindi le vado a sostituire con questo attrezzo per rimuovere le cuticole manualmente. Quindi ripetete questo passaggio per tutte e 10 le dita in maniera molto accurata.
Adesso vado a rimuovere le cuticole con queste forbicine e mi raccomando, cercate delle forbicine di qualità, le mie sono della Stalex e vi lascerò il link giù nell'info box. Il fatto di aver applicato il Cutifix ha ammorbidito tantissimo le cuticole e tagliarle è molto più facile rispetto ad avere le cuticole secche, e ve lo raccomando per tutte le vostre manicure, sia che realizzate una manicure tradizionale, quindi con lo smalto classico, sia che realizzate la manicure semipermanente. Adesso vado ad applicare il prodotto protagonista di questo video, cioè la Peel Off Base di La Femme Professionnelle. È una base per il semipermanente che può essere usata anche come top coat, e dopo aver pulito la superficie dell'unghia con il Purify, che è il liquido che vi ho fatto vedere prima, vado ad applicare uno strato di base abbastanza abbondante. Poi, siccome sono perfezionista, faccio girare il dito alla cliente, o girate il vostro dito, per far livellare il prodotto per qualche secondo e andate in lampada. E procedo così un dito alla volta, alternando tra una mano e l'altra quando ho finito di applicare il prodotto su un'unghia, e come vedete sigillo bene anche il bordo libero. Ovviamente questo passaggio di far girare il dito alla cliente o voi stessi è opzionale e potete fare a meno di farlo. Quello che è importante è di applicare la base peel off abbastanza abbondante. Adesso vado ad applicare un bel colore primaverile che è l'H202 di La Femme Professionnelle, e vedete è un bel rosa lilla molto chiaro e molto fresco. Questi colori pastello in genere sono molto difficili da stendere, ma come vedete questo è molto facile e molto molto pigmentato. Adesso sto stendendo la seconda passata dopo la polimerizzazione, e ricordatevi di spingere bene indietro le cuticole per avvicinarvi il più possibile ad esse in maniera pulita. E come vedete l'applicazione è pulita e precisa, anche se non ho usato le punte fresa. Se volete fare qualche acquisto sul sito www.aleascosmetics.com, che è il rivenditore ufficiale di La Femme Professionnelle, vi lascerò un codice sconto del 15% giù nell'info box. Infine sigillo il mio lavoro con il Top Coat No Wipe, che è un lucido senza dispersione fantastico, molto resistente ed antigraffio. Potete usare o questo qui oppure anche la base peel off. A me piace molto questo lucido e quindi ho voluto usarlo, e sigillo bene anche la punta al bordo libero. Se siete curiose di scoprire di più sui prodotti La Femme Professionnelle, vi invito anche ad iscrivervi al gruppo Facebook La Femme Professionnelle Official per non perdervi tutte le novità in anteprima. Ragazze, mi raccomando, se c'è qualche video che vi piacerebbe che io facessi trattando qualche tema specifico, fatemelo sapere giù nei commenti e io sarò felice di accontentarvi. Ed ecco qui il risultato dell'applicazione della base peel off abbinata ai semipermanenti non stop color. Io sono molto molto soddisfatta del risultato, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Ed eccoci qui ritornate dopo 3 settimane e vedete che il lucido è ancora super lucido e il sistema peel off è stato un successo, e adesso sono pronta a rimuoverlo. Per prima cosa vado a limare bene il bordo libero e a rovinare un po' il lucido. E è importante limare il bordo libero perché l'abbiamo bene sigillato, e quindi questo ci aiuterà nella rimozione.
Poi, come vedete, prendo un bastoncino d'arancio e, partendo dalle cuticole, vado a staccare delicatamente il prodotto. Siccome questa era la prima volta che lo provavo, ero molto molto delicata e facevo molta attenzione, devo dire che l'unghia non si è danneggiata assolutamente e vi raccomando di farlo molto delicatamente. Volendo, potevamo anche aspettare un'altra settimana perché il prodotto ha aderito perfettamente. Mi raccomando, non levate il prodotto i giorni successivi all'applicazione. Ed ecco qui la nostra unghia naturale. Il residuo bianco che vedete è normale e non è unghia naturale, ma è residuo del prodotto peel off. Quando voi acquistate questa base, vi arriverà a casa un foglietto con le istruzioni che vi diranno appunto che questo residuo è normale e può essere rimosso con il buffer. Ed ecco qui, procedo a fare lo stesso per tutte e 10 le dita. Qui adesso sto andando un po' più spedita perché ormai ho capito il procedimento e vedrete anche voi che quando prenderete la mano con questo prodotto rimuoverete il peel off, il semipermanente, molto velocemente. Ed ecco qui il risultato dopo la rimozione. Io sono super soddisfatta e anche la mia cliente. Devo dire che questo metodo è davvero semplice ed efficace e io non posso che raccomandarvelo. Possiamo completare il servizio con lo Speed Hardener, che è uno smalto classico rinforzante che asciuga l'aria, e lo applico su tutte le unghie. E anche questa volta siamo arrivati alla fine del video. Io spero che questo video vi sia stato utile e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. E se siete arrivati fino a questo punto, lasciatemi un commento con l'emoji della pellicola cinematografica, perché quella da cucina non c'è. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!